L'episodio di bullismo del quale tu sei stato vittima e sei ancora vittima è proprio quello: non ricandidiamo l'onorevole Berlato alle elezioni europee perché è Novax. Sì. Ma, sì, è una cosa assurda. No, guarda, qui abbiamo un altro articolo, quindi il bullismo continua, capito? Questo è proprio stato scritto dai giornali, soprattutto quelli locali del Veneto, no? Del nord-est italiano, che praticamente c'è una campagna contro di te, ma non certamente da parte dei cittadini, anzi i cittadini mi sembra di capire e anche di vedere, perché ho avuto modo di vedere personalmente, hanno l'esatto contrario opinione di te, cioè ti sostengono. Io poi l'ho visto anche nei commenti che hanno fatto nei nostri incontri che abbiamo avuto anche qui alla radio, in TV, la gente commenta, i tuoi concittadini ti sostengono, però c'è una parte, no? C'è una lobby, no? Che bullizza sui giornali, solito metodo boffo, è un po' quello stile Vannacci, no? Capito? È più o meno simile, siete di schieramenti differenti, però il metodo è quello, cioè cercare di insultare le persone come te, che hanno avuto l'unico demerito secondo loro, ma merito per noi, di mettere un po' in guardia da quello che stava accadendo, in quei mesi. Come reagisce la gente in Veneto? Beh, la gente di Veneto e in tutto il collegio del nord-est, perché il mio collegio elettorale ricomprende quattro regioni, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, quindi un collegio molto vasto. Ma le persone che mi contattano quotidianamente leggendo questi articoli di giornale mi danno la netta sensazione di reagire in modo diametralmente opposto rispetto a quello auspicato dai miei detrattori. Del resto, guardate, io sono stato eletto per 3 volte in Consiglio regionale del Veneto con le preferenze, non sono mai stato nominato o paraculato da nessuno. Mi presento per la 5ª volta al Parlamento europeo, quindi sono stato eletto per 4 legislature al Parlamento europeo, sempre con le preferenze. Vuol dire che c'è una fascia di persone, di elettorato, che mi segue da tanti anni, che mi continua non solo a seguire ma anche a apprezzare, soprattutto per il fatto che io dico sempre quello che penso. Anche se alle volte magari quello che penso e che dico può non essere perfettamente in linea con la linea magari del partito, ma per dire, io rivendico questa mia libertà e continuo a difenderla in tutti i modi. È chiaro che il fatto che io dica le cose così come ritengo giusto fare, perché c'è sempre questo bivio, no? Nella vita, anche in politica, si possono fare le cose convenienti o quelle giuste. Quasi mai quelle giuste sono anche convenienti, però io continuo a mettermi al servizio delle persone che chiedono di vedere in me anche un megafono per fare in modo da poter amplificare anche il loro dissenso oppure il loro pensiero. Questo è quello che faccio, e questo dà fastidio a quelli che vorrebbero zittire le voci libere, perché il pensiero dominante non ha bisogno di persone che pensano con la loro testa o mettono in discussione quella che viene presentata come una verità ormai conclamata, diciamo così, assodata. Allora, chi gestisce il potere però non è stupido, è semplicemente arrogante, e la sua arroganza lo porta a dire: ma se io faccio veicolare un certo messaggio della serie denigra, qualcosa rimane, e poi in qualche modo vado a danneggiare colui che voglio abbattere. Questo è quello che succede. Ma la reazione è diversa, è esattamente il contrario. Guardate, anche perché io posso esibire in maniera inconfutabile, posso esibire di essere tra i più presenti al Parlamento europeo, più del 99% di presenze. Non ho mai commesso un reato, la fedina penale è perfettamente pulita. Continuo ad avere l'umiltà di stare in mezzo alla mia gente per sentirne i bisogni e tradurre la mia azione politica iniziativa. Guardate, adesso in questi giorni, parlando ancora dell'emergenza sanitaria legata alla presunta pandemia Covid, io ho presentato un'interrogazione alla Commissione europea per sollevare la questione legata, ecco qua, grazie che l'avete fatta vedere, per sollevare la questione delle relazioni avverse soprattutto tra i servitori dello Stato e le forze di polizia, che sono state costrette a vaccinarsi tutti, E purtroppo denunciano, in questo caso è il sindacato OSA Polizia, che io ho citato nella mia interrogazione, e che
quotidianamente testimonia delle reazioni avverse che avvengono tra le forze di polizia. Malori, morti, improvvise, ingiustificate e purtroppo, come è citato anche nell'interrogazione, alcuni studi dimostrano la correlazione diretta che c'è tra l'inoculazione di queste sostanze geniche sperimentali e le reazioni avverse anche mortali. E quindi io continuo a bombardare le istituzioni comunitarie come ho fatto dall'inizio per fare in modo che ci dicano la verità. Allora, queste reazioni avverse, io ho tantissimi amici nelle forze dell'ordine, ripeto, costretti, perché altrimenti venivano sospesi dal lavoro, sono licenziati, allora, costretti a inocularsi queste sostanze geniche sperimentali, e adesso che sembra che tutto sia passato e che qualcuno vorrebbe relegare nel dimenticatoio, del resto è cose passate, non ne parliamo più, ma le reazioni avverse che avvengono quotidianamente in Italia e anche in Europa vengono minimizzate, e è quello che noi non vogliamo. Noi vogliamo che, se ci sono delle responsabilità, come noi siamo convinti sia per l'inoculazione di queste sostanze che hanno e continuano a produrre effetti molto gravi, se non addirittura mortali, noi vogliamo che queste cose vengano accertate, che le istituzioni facciano un'analisi chiara e approfondita su queste reazioni avverse, e se qualcuno si è reso responsabile di questi crimini se ne deve assumere fino in fondo le proprie responsabilità. E questo è quanto. Io continuo in questa direzione e continuo indipendentemente da queste minacce che mi arrivano attraverso la stampa. Attenzione, perché non possono dire che io sia un criminale, non possono dire nulla di me, e tirano fuori l'argomento: ma tu sei troppo vicino alle posizioni dei Novax e pertanto sei una voce scomoda, e quindi attento, perché se tu non smetti di dare voce a questi soggetti pericolosi, perché così li definiscono, noi facciamo in modo che tu non venga ricandidato, come se questa minaccia mi potesse indurre, anche se portata a compimento, a cambiare atteggiamento e a non continuare a combattere convintamente per difendere quei valori e quegli ideali che mi sono stati insegnati, e tra questo cercare di dire sempre la verità è una cosa molto importante. Quindi non ci saranno minacce che mi faranno, anzi, se pensano di spaventarmi con questi tipi di minacce anche attraverso i mezzi di disinformazione, si sbagliano di grosso. Anzi, mi stimolo ad andare ancora più avanti. Adesso sanno che c'è questo incontro, questo ennesimo incontro a Bassano del Grappa, e quindi anche in previsione di questo tentano di dirci, ma non ce la fanno, non ci riusciranno mai. Anche noi siamo la testimonianza vivente del fatto che quella verità che ci hanno propinato in questi anni, in realtà verità non era, ma era una posizione di comodo che andava a coprire o a legittimare degli interessi contro i quali noi continuiamo a combattere con grande determinazione.